Presidente Campitelli, l'ha definito questo l'anno zero e se vogliamo per il Teramo è un po' una novità, ripartire con un obiettivo da costruire strada facendo, con asta e repetto. Se non ripartivamo da questo obiettivo si sono visti i risultati negli ultimi 2 anni, quindi ci conveniva ripartire da questo obiettivo, ricostruire, cercare di ritornare a essere umili, a essere vogliosi, a essere grintosi, avere la voglia di vincere le partite e non pensare solo al contratto, perché qui negli ultimi 2 anni si è pensato al contratto e non a un progetto. Oggi pensiamo al progetto. Ha parlato in conferenza stampa, ha detto probabilmente andranno via tutti quelli che c'erano l'anno scorso o comunque la stragrande maggioranza. Ce la farà il Teramo a fare un'operazione del genere? È molto complicato. Ma io penso che chi non andrà via andrà fuori rosa e quindi vuol dire che starà un anno a spasso, verranno pagati, ma sicuramente chi non andrà via io in prima squadra non li porterò sicuramente, perché qui se non si pensa a essere ancora padroni del nostro Teramo, a questo punto noi ci possiamo ritirare in convento. Quindi Repetto insieme all'allenatore sceglieranno i calciatori che loro vorranno per creare una squadra, come ha detto lui, di persone giuste, con la giusta esperienza e tanti giovani. Questo sarà l'obiettivo, ma per tutte quelle persone che noi riterremo che non c'è più posto in questa società, sicuramente in un modo o in un altro andranno via. Ha parlato di un piano triennale. Bene, Luciano Campitelli, dove si aspetta che sarà tra 3 anni il Teramo? Facciamo questo primo anno e poi vediamo quanti elementi ci possono volere per ricreare una squadra dove in tutti i settori sia pronta e poi da lì si vedrà. Noi quest'anno non dobbiamo sbagliare, quindi siccome non dobbiamo sbagliare cercheremo di fare il massimo e ricreare, ripeto, una banda di giovani che vogliono correre, perché tanto qua si vince col correre, non si vince con le chiacchiere, non si vincono solo con i campioni. Se ne dobbiamo mettere uno, due o tre noi li metteremo, ma poi ci vogliono gente che corre e basta. E allora provo ad interpretare io il suo discorso. Tra 3 anni Campitelli si immagina di realizzare di nuovo quel sogno che ha tenuto per 2 anni chiuso in un cassetto? Io non mi immagino niente, immagino che quest'anno dobbiamo salvarci in fretta, perché quello che ho passato quest'anno non lo auguro a nessuno.